Buon pomeriggio amici di Tele One, bentrovati con Goal Inside, nuovo appuntamento di oggi, è il primo di ottobre, questo mese si apre con il sorriso per il Palermo che è nel turno, nel posticipo della Serie B di ieri, ha ottenuto un altro successo in trasferta contro il Sud Tirol, quindi tifosi soddisfatti e soprattutto è stata cancellata un po' una sconfitta abbastanza pesantuccia, io direi quella di Napoli in Coppa Italia. Diamo il benvenuto per il primissimo commento al collega Edoardo Ullo che è qui con noi quest'oggi. Ciao Edoardo. Ciao Enzo, buon pomeriggio a tutti. Sì, come hai anticipato tu, il Palermo ha fatto, non dico dimenticare, ma diciamo è andato avanti alla bruttissima prestazione di Coppa Italia, parentesi chiusa, rituffandosi in campionato è tornato a dire la sua in trasferta con la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con la Juve Stabia prima e con la Cremonese, prima Cremonese e poi Juve Stabia, insomma sembra rivedere un attimino l'inizio dello scorso anno, quando della scorsa stagione, quando il Palermo andava bene in trasferta, mentre al Barbera favorita, scusate l'età, mentre al Barbera invece zoppicava un po', sperando che comunque ora sia un po' diversa la situazione. Ci preoccupiamo un po' tutti a sentire le tue parole, sembra di vedere il Palermo dello scorso anno, però insomma Edoardo scherziamoci anche, stiamo scherzando, poi mi dici quello che stai pensando in realtà in questo momento, perché noi chiediamo un parere, insomma io non ho preso qualcuno così a caso, ma ho preso il recordman di presenze con la maglia del Palermo. Diamo il benvenuto, è un grandissimo piacere avere con noi qui quest'oggi Roberto Biffi. Buongiorno pomeriggio, capitano, ti chiamo sempre capitano. Sì, grazie. Stavo sentendo le vostre parole, effettivamente così, Palermo è uno schiacciafatti in trasferta. Ieri oltretutto ha fatto anche una discreta prestazione a livello tecnico. Io Napoli lo lascerei perdere perché a parte la figura dei 5 gol, però andando dentro nello specifico Palermo poteva rischiare anche di fare un paio di gol con il palo di Brunori e il rigore non dato nettissimo sull'Enuaron, insomma adesso non mi viene il nome, esatto, però è proprio lui, sì. È quel ragazzo lì, sono contento che il Palermo in questo momento si stia inquadrando in trasferta, visto che ha fatto sempre risultati pieni a parte le prime due partite, sì, di campionato e niente, dai, è una squadra, secondo me è una squadra forte, una squadra che meriterebbe qualche posizione in più in classifica, ma il campionato è solo al tanto all'inizio, quindi in teoria c'è tutto, esatto, il tempo necessario per arrivarci piano piano. Ascolta, Edoardo parlava di partenza che è stata simile a quella dell'anno scorso, ti chiedo qual è il tuo pensiero alla luce di quello che è stato il mercato del Palermo quest'anno e poi insomma vorrei sapere da te se appunto questi acquisti hanno dato un grande valore aggiunto, se tu credi a questa promozione in Serie A quest'anno. Guarda, io intanto parto dall'ultima frase che hai detto, io credo tantissimo nel fatto che il Palermo possa arrivare in Serie A, ma dalla porta principale, non sicuramente dai play-off, perché la squadra che ha allestito la società è una squadra di grande qualità, giocatori che in molti casi hanno vinto anche questo campionato più di una volta, quindi l'esperienza che ha all'interno della propria rosa la squadra del Palermo è una rosa che fa ben sperare. È normale che l'allenatore, secondo me, è un valore aggiunto, perché al di là del discorso di Napoli, che lasciamo mai perdere, sì, però è un valore aggiunto, grande esperienza, allenato in Serie A, quindi sa più benissimo come affrontare anche questi campionati dove si deve giocare soprattutto per vincere. E quindi ha tutte le carte in regola il Palermo per cercare di arrivare, come ho detto prima, dalla porta principale ad andare in Serie A. Io ci credo tantissimo, ve lo dico proprio, anche se il Palermo non è partito benissimo, però ci credo veramente tanto. L'unica cosa è dare una registrata, secondo me, ai risultati di quando si gioca al Barbera. Però quella lì è una, come posso dirvi, è una
una cosa che soffrono un po' tutte le squadre, perché quando vengono al Barbera a giocare si chiudono, non ti danno spazi, poi dovesse capitare, come magari è successo in qualche situazione, di andare in vantaggio, è normale che diventa tutto più difficile. Vincere in questi campionati non è tanto facile, vi dico la verità. È forse più facile fuori per una squadra del Palermo, che infatti lo sta confermando, che giocare in casa. Però le qualità le ha, i giocatori sono forti, Henry, le Duaron, Banisha, ieri ho visto Banisha la prima volta, non l'avevo mai visto. Esatto. È un giocatore che dà spessore anche dietro, no? È un giocatore che ha fatto anche gol, quindi secondo me la squadra è stata allestita nel migliore dei modi. Poi molto... è chiaro che... Sì. Ci sono anche le altre squadre, però secondo me, come vi ho detto prima, il Palermo sì. È la candidata. Quindi grande fiducia da parte di Roberto Biffi. Tra l'altro, per il discorso del Barbera, cioè ricordiamo in questo anomalo inizio di campionato, 7 partite, però 5 sono state disputate in trasferta, mentre soltanto 2 al Renzo Barbera. C'è Edoardo che sta fremendo perché ha una domanda per te, Roberto. Ne ho due velocissime. Anzi, 2 addirittura. Capitano, velocissime. La prima è: cosa ti piace di più di questo Palermo? E quale può essere l'arma in più? E la seconda è: se tu vedi un tuo erede in questi difensori, in questo pacchetto difensivo che c'è. Grazie. Guarda, io parto dalla seconda. Io credo che il Palermo non abbia bisogno, non ci sia un erede di mio personale. Sono tutti giocatori che sono anche, secondo il mio parere, non faccio il finto modesto, sono giocatori che sono molto più bravi di me per la categoria, capito? È normale. Un calcio differente da quello che però come personalità, come personalità, io penso che Lucioni, a parte che adesso magari è un pochino fra virgolette in disgrazia che non è utilizzato, però sì. È un giocatore che ha la sua età, personalità ne ha da vendere. È normale che, come ho detto prima, è un calcio differente. Certo. E poi siccome sono vecchio non mi ricordo più la prima domanda che neppure io, no scherzo, la prima siamo messi bene stamattina, sì. Come si chiama sul cosa ti piace di più, qual è la qualità che preferisci di più? Guarda, io sono, pur essendo stato un ex difensore, a me piace anche quando alleno, quando mi capita di allenare qualche squadra insomma dalle mie parti, a me piace attaccare, forse vado contro tendenza, no? Rispetto a quello che era il mio ruolo. A me piace l'attacco, ragazzi. Adesso magari si segna, gli attaccanti segnano col contagocce, ma fanno un lavoro incredibile. Lo stesso Enrique, io avevo qualche dubbio, qualche perplessità all'inizio, perché è un giocatore fisico, a Verona ha avuto delle difficoltà, era appena rientrato l'anno scorso da un infortunio importante, quindi era un giocatore su cui magari avevo qualche perplessità, però in questo momento sta dimostrando di essere un giocatore che nella categoria è sprecato, e non a caso Bruno Ori in questo momento è un po' sacrificato per dare spazio a lui. Quindi sono veramente convinto che il reparto che farà la differenza in questo campionato sarà quello d'attacco. Poi lascio stare gli esterni, perché Di Mariano, Insigne, che quando entrano insomma sono giocatori che hanno vinto campionati e sono giocatori di grande qualità, ecco. Quindi secondo me la qualità migliore, secondo il mio modesto parere, è il settore offensivo. È un reparto d'attacco importante. Perfetto. Roberto, noi sappiamo che hai degli impegni, volevo farti un'ultimissima domanda, e tra l'altro il pubblico a casa sta vedendo anche un'immagine che secondo me è fantastica, è una fotografia con Roberto Biffi, e di fronte a lui chi c'è? C'è Totò Schillaci, quella sera al Renzo Barbera, eccola qui, guardate che foto fantastica. Sì, Roberto, abbiamo letto anche un'ultima intervista che hai rilasciato tu qualche giorno fa ad Alessandro Bisconti, Palermo Today, parole bellissime, insomma, però volevo un ricordo di 30 secondi qui per noi. Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare contro un grande giocatore che veniva praticamente dal nulla e si è imposto nel calcio nazionale, non solo con grande umiltà, impegno, sacrificio, dedizione, tutto quello che ormai sono parole che sono state dette subito dopo quando ho avuto questa triste notizia.
però era un giocatore che in campo era difficile da marcare, ragazzi, cioè sembrava un giocatore che tu lo potevi controllare in qualsiasi momento, ma aveva dei guizzi che era imprendibile. Io ho avuto la fortuna di giocarci contro in amichevole con la Juve e con l'Inter a Palermo, e vi dico che ero molto preoccupato prima della partita e lo ero ancora di più dopo la partita, perché lo ero stato ancora di più dopo la partita con quello che avevo fatto, e anche se erano amichevoli naturalmente. E poi ho avuto il piacere di incontrarlo e giocare con lui proprio, anche se era una partita di beneficenza, se vi ricordate, con Ficarra e Picone a Palermo. Ero in squadra con lui e con Chimenti, e quindi vi lascio immaginare in questo momento l'emozione che posso avere di parlare di questi due grandi persone, soprattutto, ma soprattutto anche grandi giocatori. E veramente li ho conosciuti, persone umilissime, serenissime. Fantastico. Veramente un dispiacere, un peccato che la vita ci riservi queste brutte sorprese, però purtroppo è così, andiamo avanti non possiamo fare altro che ricordarli per quello che erano e per quello che hanno dato al calcio. Assolutamente. Roberto, grazie per il tuo contributo, noi lo sai, ti aspettiamo a Palermo, dove c'è anche Roberto Pedivellano, che vedo già collegato noi, ecco, vi volete anche salutare. Roberto, io ti ringrazio per questo contributo, insomma, ci vediamo a Palermo allora, no? Speriamo presto, prima che tu lo dicessi te lo stavo dicendo, speriamo di venire a vedere al più presto una partita lì, magari mi prendo 3-4 giorni di vacanza e vi vengo a salutare e vi vengo a baciare di persona. Va benissimo. Grazie a tutti, un abbraccione, grazie ciao, Roberto. Ciao. Preziosissimo, poi quella foto è davvero meravigliosa, no Roberto Pedivellano, cosa ne pensi? Buon pomeriggio anche a te. È sempre emozionante sentire Roberto, dimostra intanto buongiorno a tutti. È sempre emozionante sentire Roberto perché non dimostra sempre il suo legame, il suo affetto, la sua vicinanza a quella piazza che sente sua e che considera la sua seconda città, se non la prima, perché c'è questo messaggio che campeggia nel suo WhatsApp dove dice: milanese si nasce, palermitano si diventa. Ecco, questa è una delle cose più belle sicuramente, no? Cioè, chi è il milanese che si scrive questa cosa? Comunque, facciamo una cosa, guardiamo la classifica però. Edoardo, ti faccio vedere questa classifica e cosa ti viene in mente, poi voglio chiedere anche a Roberto, anche se io già immagino la classifica di Serie B quali reazioni susciterà, diciamo, cioè quasi nulla forse. Allora, il Palermo è lì sopra, insomma, che mi dici? Che è una classifica corta, che il Pisa ha perso l'ultima partita, se non ricordo, giusto? Ha perso l'ultima? Se non ricordo male, quindi non c'è più la squadra che domina il campionato, e che può succedere tutto, che la Juve Stabia che era stata battuta dal Palermo ha gli stessi punti del Palermo e che insomma a quattro punti sopra c'è il paradiso, a quattro punti sotto c'è l'inferno, quindi è una classifica come tante della Serie B. Fiducioso però, Roberto... fiducioso, tra l'altro... realista, può fare... Se il Palermo ingrana in casa, può fare esatto. Bene. Esatto, sì Roberto, io volevo arrivare proprio lì, Roberto Biffi però diceva bisogna andarci in Serie A dalla porta principale. Esatto. Insomma, evitiamoli questi playoff, no? Tu guardando la classifica a cosa pensi, Roberto? Ma penso che il City in sede di presentazione si è sbilanciato tra virgolette dicendo che c'era l'intenzione di migliorare anno per anno, ecco, il risultato della scorsa stagione. Ecco, però torniamo sempre al solito ritornello, no? Gli investimenti fatti, non credo proprio che il City sotto sotto abbia l'intenzione di arrivare quinto in classifica, bensì agganciare quelle due posizioni. Si respira, si guarda questa classifica, adesso si respira, si vede un Palermo che è collocato nella sua dimensione, è una squadra che è partita leggermente male, tutte le problematiche che sappiamo, però sin dalla partita di ieri già ha dimostrato che stanno rientrando, per così dire, i giocatori che sulla carta devono fare i titolari, e si è visto un po' di più compattezza, più,
più ordine, diciamo. Esatto. Anche... Roberto, io con te volevo puntare sulla lente sulla difesa, in particolare su Bania, che a me è piaciuto davvero tantissimo. Insomma, dovrebbe essere uno dei punti fermi. Ma la presenza di Bania praticamente fa giocare meglio Nicolau, che è stato oggetto di tante... Esatto. È chiaro che è una fase, perché io quando parlo di difesa parlo di fase, è una fase difensiva che si sta delineando in positivo man mano, ci sono lavori in corso ancora, però io sono molto ma molto fiducioso se, come a dire, si creano le condizioni di avere più densità in attacco, perché gli esterni non hanno la caratteristica di occupare l'aria, a parte ieri casualmente quel gol di Insigne nato frutto della caparbietà di Brunori, però Palermo, se vuole veramente stracciarlo questo campionato, deve inventarsi di tutto, Dionisi, per creare più densità, più occasioni da gol, perché ieri ha fatto 3 tiri in porta il Palermo, quindi questo è un problema da risolvere per Dionisi. E allora, Roberto, abbiamo visto Notte Rosa ovviamente sui social, su Sport 16, anche su YouTube, e anche le interviste che sono state appunto realizzate all'esterno dello stadio di Bolzano. Io, Roberto, ti ringrazio per l'intervento, siamo al quindicesimo minuto di gioco, ti saluto con Liberté, Legalité e Salim Diakité. Ecco, questo è un messaggio arrivato da un nostro lettore. Ciao, sì. Roberto, grazie. Volevi grazie. Aggiungere qualcosa su Diakité, forse? No, Diakité deve fare il Diakité, è stato preso per fare il Diakité, quindi ieri è risorto dopo qualche settimana di difficoltà, quindi ecco. Teniamo costretto Diakité e soprattutto diamo tanta fisicità a questa squadra, che è un elemento principale in questa Serie B per fare bene. Va bene, grazie Roberto, ora mandiamo le interviste e le andiamo a vedere immediatamente. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Interviste realizzate appunto al Druso, ai tifosi del Palermo. Vediamoci questo minuto e poi torniamo qui. Gol Inside! Aspettato la partita, Palermo che ha meritato molto di vista. Sono contentissimo della partita. Ho visto una buona prestazione dopo Napoli. Forza Palermo sempre. Finalmente 3 punti fondamentali, ci volevano come il pane, ci servivano, perché se vogliamo puntare alla Serie A, questo dobbiamo fare. Forza ragazzi, vi vogliamo così, vai! 3 punti fondamentali, ci volevano in base ai risultati delle altre. È stato 2 gol su 2 su tiri piazzati, è stata una bella goduria, si è cantato per 90 minuti, forza Palermo ragazzi, e forza di Rosanero. Penso che la partita è andata molto bene, a livello tecnico il Palermo ha giocato molto bene e si è rivelato molto più forte di quello che si vedeva nelle altre partite. Diciamo che siamo ancora all'inizio di questa comunque stagione, ma il Palermo sta giocando bene e si sta guadagnando i punti. Partita spettacolare, il Palermo ha dominato dal primo all'ultimo minuto, soprattutto hanno dominato i tifosi sugli spalti, come sempre, ovunque andiamo. Forza Palermo sempre. E insomma, l'avete sentito, entusiasmo, alcuni quasi alle stelle per alcuni tifosi. Certo, io vorrei mantenere i piedi un po' più per terra, anche perché Edoardo, questo spettacolo incredibile, detto così sinceramente, non l'ho visto. Ho visto un Palermo molto cinico, lo abbiamo visto dalle statistiche, ha tirato in porta non 45 volte, ma ha tirato in porta pochine. Insomma, poche, è stato volte, molto però, concreto. È molto concreto, però comunque un bel segnale. E poi si parlava anche della tifoseria, ancora una volta tifoseria splendida, si è sentito soltanto il tifo del Palermo. Sì, sì, sembrava quasi, ti ricordi sicuramente le atmosfere dei playoff della Serie C, che sembrava, anche quando il Palermo era in trasferta, sembrava il giocare, esatto, in casa, esatto. E questo è un bel segnale. I tifosi, giustamente dico, perché vedono la loro squadra vincere e finalmente per la prima volta in questa stagione è in alto in classifica, e giustamente i tifosi devono sognare, il loro compito è normale che si esaltino. Poi rimanere coi piedi per terra sta prima di tutto ai giocatori e poi anche a noi della stampa, perché ci sono gli avversari, c'è un campionato da concludere che è appena iniziato, ci sono tanti interrogativi e tanti ostacoli da superare.
Però, insomma, il Palermo formato trasferta fa ben sperare, questo sì, lo dico sinceramente. Fa ben sperare, sì, e poi comunque queste annate, le annate buone molto spesso si vedono anche da alcuni piccoli segnali come questo cinismo, appunto, molto spesso si sì. Anche in Serie A non è che ci sia un gran gioco, un gioco spettacolare in tutte le squadre. No. La tendenza forse è anche un po' questa ultimamente. A essere... E lo aveva sottolineato lo stesso Dionisio. Una volta si diceva, se ti ricordi, anni 80, si diceva era una squadra sparagnina ma concreta. E invece, cioè, ecco, Palermo un po'... Esatto, ma ieri è stato abbastanza sparagnino. Esatto, Palermo, è certo stato, senso, no? Sì, perché comunque ha contenuto e poi ha colpito quando doveva colpire. Benissimo, allora, ottimo Palermo, scrive Piero, buona formazione e gestione della stessa, cambi in primis, si può dire che Dionisi questa volta abbia, sì, anche questa volta, perché anche non è la prima volta, sì, abbia, sì, fatto dei cambi veramente perfetti. Grandi parole per Ranocchia con quei due assist, anche Ranocchia è uno, certo, che anche io personalmente mi aspetto. Nel senso, io aspetto, aspetto che faccia questo, esploda. Sì, sì, no, ma che faccia due assist a partita, certo, non li può fare sempre, perché sarebbe, non giocherebbe in Serie B probabilmente. Però dico che se Ranocchia fa Ranocchia, insomma, se la squadra comincia a girare, ci sarà da divertirsi. Però ci sono anche gli avversari. Quindi dico già domenica, se non ricordo mai, c'è la Salernitana, sì, e quindi è già un bel, ecco, già è un banco di prova. Molto importante. Se il Palermo fa il risultato con la Salernitana, non dico che si possa sognare, però è giusto sperare. Ecco, siamo sulla, sì, strada giusta, si può dire. Sì. Altro messaggio per Di Mariano, altra grande prestazione di Di Mariano, che negli ultimi tempi davvero sta stupendo sotto certi punti di vista. La, sì, società ha acquistato tantissimi altri per il suo ruolo, però Di Mariano anche ieri ha dimostrato così, di, come fare contro il suo, il Cesena, di fare il suo, ma soprattutto di giocare bene, interpretare bene un ruolo che lui stesso dice non essere il suo. Se è stato spostato, sì, ha parlato anche dell'esperienza con Corini, e adesso è messo meglio comunque rispetto, sì, allo scorso anno. Sì, sì, e infatti si vede che le prestazioni, meglio, diciamo, si vede che le prestazioni sono più qualitative e soprattutto più costanti, e con queste due qualità si può far certamente bene. E allora le interviste ai tifosi che avete sentito sono state realizzate da Michi Loperfido, quelle che avete visto poco fa allo stadio di Bolzano, mentre dobbiamo fare anche un breve accenno su Messina, Trapani, Catania. Ci sono state due vittorie, una sconfitta, però io punterei ancora una volta i riflettori su un Trapani che, insomma, noi ci scherziamo, però il presidente è, guarda ci che sta Edoardo mettendo tanto di in suo, testa ce l'ha, però i risultati sembrano dargli ragione, a parte che comunque anche lì siamo all'inizio, certo, ci sono tante squadre in pochissimi punti, però diciamo che il Trapani una ecco volta c'era la classifica. Sì, sì, il Trapani è molto, Trapani e Catania molto in alto. Sì, sì, sì. Sono in terza posizione, quindi altissimo. Insomma, è un Trapani che è ci un può Trapani fare sognare, no? Che può far sognare un Trapani. Una volta c'era il trio Lescano, invece il Trapani ha fatto il tris con Lescano, questa ultima partita che ha fatto 4-0 con, esatto, tripletta di Lescano, quindi mi permetto, è l'età, dovete scusare. Sì, io direi che dopo questa possiamo anche chiudere la trasmissione. C'è anche il Catania che ha gli, esatto, stessi punti, sì, ha battuto un avversario ostica, l'ha battuta in maniera più complicata, soffrendo, sì, però se tu guardi l'azione del gol è stato voluto, il gol di Lunetta, è stato veramente voluto, e è stata una bella azione, quindi ti fa capire il di carattere, forza, diciamo, di forza, sì, sì, sì. Cioè, ti fa capire quanto la squadra voglia lottare, voglia arrivare in alto. Sono ingredienti... Nonostante tante critiche negli ultimi periodi, perché comunque giustamente io direi la squadra deve, sì, ritrovare, deve, appunto, come si dice, deve oleare i meccanismi, esatto, devi trovare i giocatori giusti. La famosa amalgama. Esatto, sì. Deve... Tu che sei vecchio me lo insegni, sì, questa cosa. Lo volevano l'amalgama, comprare, no? L'amalgama. Detto ma questo... Possiamo... C'è bisogno di tempo e probabilmente il Catania si sta avvicinando a questa fase. Esatto, sono convinto anch'io di questa situazione. Certo, si dovrà testare in trasferta, però è vero che il Catania ha giocato con avversari forti, pareggiando bene anche con squadre che stanno sopra.
vedi il Picerno, se non ricordo male, ha giocato col Picerno il Catania. Sì, hanno pareggiato 0-0 nel big match di quella giornata, certo, insomma, comunque il tempo ci dirà di più. Il tempo sarà galantuomo, quindi vedremo poi cosa questo, riserverà. Lo si spera, questo è il tuo augurio ed è anche il nostro. Allora, grazie Edoardo Ullo per il tuo intervento qui a Gol Inside quest'oggi. Appuntamento con voi telespettatori e per la prossima settimana. Continuate a seguirci sui social, su Instagram e anche su YouTube nel canale di Sport 16. Un ringraziamento a tutti voi e anche alla regia, Nino Tarantino, Matteo Volpe e Mirko Valenti. Grazie, alla prossima settimana.